Salve a tutti, Franz dal vostro Super Corris, si torna nella nostra sfolgorante carriera Breaking Point, raga, grande notizia. Non sapevo come cambiare la difficoltà, pensavo che sarei dovuto ripartire da capo per poter cambiare la difficoltà di questa carriera che, come abbiamo visto, raga, non so se l'avete notato, ma a livello medio speravo fosse un po' più difficile, invece giriamo costantemente più veloci di tutti. Quindi sono riuscito, l'ho messo, faccio vedere anche come si fa. Che molti magari non lo sanno, vedete, ci sta proprio difficoltà, breaking point, potete mettere difficile, che è il massimo. Quindi, per chi ha seguito questa carriera, nell'ultimo episodio a Monza, praticamente dopo aver preso punti nella gara precedente a Monza, la Williams ci ha montato un motore Evo sulla nostra vettura. Si è incazzato Casperino, il nostro amicone, che è però davanti, non so come, nei primi sei, non mi ricordo, quarto, quinto, sesto. Noi siamo diciottesimi, quindi ci tocca fare l'ennesima 1900esima rimonta della nostra vita. La faremo. Perciò, raga, come avete visto, anche Toto Wolff ha messo gli occhi sopra il nostro Aiden. Quindi, per il futuro ci sono, come diceva Renato Pozzetto nel film I Ragazzi Campani, interessanti prospettive per il futuro. Perciò partiamo, andiamo a vedere a livello difficile come riusciamo a recuperare, anche perché giochiamo col traction a metà, l'ABS praticamente disinserito, quindi una difficoltà in più. Domani, raga, domenica, non vi lascio senza gare, il vostro Supercorris non vi lascia, anche se stasera probabilmente tornerò a casa tritato, alcolisticamente parlando. Domani facciamo, inizia la nuova stagione con PS4, quindi Ori Apex e PS4, inizia il campionato, perciò... saremo in Bahrain con la nuova vettura, ve l'ho detto, sceglierò tra Williams e Haas e parte anche lì la stagione. Quindi raga, partiamo, andiamoci a divertire insieme con questo Breaking Point. Si parte, Franz, abbiamo messo un assetto estremamente scarico, cioè velocità estrema. Faticheremo un po' in curva, ma avremo tanta velocità con la nostra power unit. Oh! Madonna, è inchiodata! Eh no, che cazzo dice? Fa tanti sorpassi Corris, ma... Ah! Ma Casper è quarto! Ecco Butler, già sorpassato Devon! Si butta dentro l'enzino Stroll Super Corris! Vedete qua, raga, faccio fatica a tenerla perché abbiamo un assetto scarico che qua, ma il gioco non lo rappresenta bene l'alettone posteriore col minimo carico aerodinamico, ma sennò ci sarebbe un'aletta minuscola. Comunque, raga, gioco molto molto bello. Come abbiamo potuto vedere, si gioca benissimo col traction a metà anche su Ori Apex, quindi una figata. E domani ci facciamo un gran premio intero sull'Ori. Ackerman quarto, Corris prende la scia, addio Con. Si mette all'interno Con, Super Corris all'esterno. Oh! Ocon rischia di prendersi con Ricciardone. A ridosso della zona punti super. Ok, bel sorpasso. Ma ci ammazzavamo. Ma il fine giustifica i mezzi. Qua dobbiamo tenerla, raga. Dai! C'è Super Corris! Inizia a prendere Ricciardo! Oh, che frenata di Ricciardo lunga! Esce meglio qua Corris! Esce meglio qua Corris! Si butta Ricciardo alla scia diretta di Gasly! No, mi butta fuori! Mi butta fuori Ricciardo! Parabolica in due, non si può fare!
Magari si va a prendere la posizione. Niente DRS per ora. Non ce lo date. Arriva su Pierino Gasly. Che gli avete dato a Casper? 4000 Red Bull. Si butta. Passa anche Pierino. E si butta il rettilineo. Come se non ci fosse un domani. Dai raga. DRS per Super Corris. Oh! Prende l'erba Super, si scompone la vettura. Ma lui c'è ancora. Qua dobbiamo uscire più stretti possibile, allargare. Si rituffa sotto Corris. Ok, sei nella top 10. Oh! Arriva veloce Corris. Dovresti raggiungere breve. Sei libero di fare quello che vuoi. Ma tanto farò quello che voglio. Madonna, il cazzo sorpasso pazzesco su Mark Corris. E qua possiamo pure gestire un attimo, raga, l'ERS che è finito. Eccoli Casper. Oh! Arriva Corris. Ma si vede la difficoltà aumentata, raga, rispetto alle prime. Ah! Dai! C'è battaglia qui davanti, ma Corris è arrivato di gran carriera. E meno male con la T3 Pia Pro, che certe frenate le possiamo fare solo con lei. Ecco Casper! Sotto assedio! Ma non sa che dietro c'è anche il suo amicone di mille battaglie. Oh! Oh, Norris! Troppo dentro! Si butta Super Corris! Si sfiora di due, ma passa Super! Adesso si butta il rettilineo, è arrivato anche Sainz, stanno tutti qua dietro. Oh, Casper si riprende il quarto posto. Ha avvertito probabilmente il nostro arrivo. Sfrutta poco l'Ers Corris perché ci può servire anche per difenderci. Arriva dietro Albon. Oh, si scompone sempre qui. Arriva, arriva. Madonna è battaglia, c'è pure Kvyat. Madonna è battaglia. Oh, Corris mette le ruote fuori. Rimane in pista, Albon ci prova. Ma non ce n'è. Contro questo Corris non ce n'è. Casper inizia a tremare. Oh, battaglia con Kvyat. Oh! Frena prima Corris per evitare un possibile tamponamento. E Ackermann si tiene la posizione, ormai Corris è lì. Ha un tiro di schioppolo. Oh, madonna che frenata Ackermann! Si scompone la Williams di Corris. Splendido, bella mossa.
Ah, lo so. Ma i pit stop ve li siete dimenticati? Lo state facendo... Vabbè, un po' di coerenza. Motore nuovo noi, quello va più veloce. Esce male Corris. Ma recupera. Ah, si inizia a muovere la nostra Williams, raga. Forse dobbiamo andare pit stop. Toto Wolff ci starà guardando con veramente eccitazione. Ma perché non mi chiama nel box? Ah, mo. E che fa? Casper, lo fate girare all'infinito. Vabbè, bene così. Si mette all'interno Casper, da stronzone com'è. Ma passa Corris, picchiola inchiodata. Picchiola inchiodata. Largo, largo Corris. Oh! Pazzesco, sbaglia. Contatto con Ackermann, sentirete poi che succederà. No, Corris attacca. Se ne è accorto Casper che ci sono altri piloti in pista o butta fuori chiunque? Ah, attento Corris, che chi viatte bastardo, ce la fa. No, mi si è bloccato pure il... Mi si blocca, raga. Sono problemi di linea internet. Mi si blocca la telemetria, cazzo. Battaglia tra Albon e Casper. Oh! Cazzo, i cordoli sono malefici. Dai. Vai box super. Oh no, dobbiamo vedere anche il fatto della miscela. Molti me lo state dicendo nei commenti. Bisogna regolarla in modo che non c'è tutta questa miscela di disavanzo. Lo faremo, raga, tranquilli. Dai, veloci. Vai, 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 tre secondi. No, raga, ma cazzo è possibile? Ma perché siete così lenti? Ma porca troia. Alla minchia porto le gomme, alla temperatura. Oh! Rischio! Fugge Kvyat, ma corre sulla scia! Ah, larghissimo! DRS. E Kvyat non ce l'ha. Oh no, quanto sta andando veloce qua. Casper e box. Fatelo rimanere là. Mettetegli tre ruote così non può ripartire. Si avvicina super. Ok, distanza dal compagno di... Oh, eccoli qui. 19,2 secondi. No, no. Ma che cazzo fa questo, raga? Ah, siamo presi. Sì, vabbè, questo è scemo, voglio. Chi piatta è scemo. Meno male che l'ho sfiorato il muro. Ci ammazzavamo. Facciamo più danni noi che la Costa Concordia. Sto pazzo. All'attacco super, i giri stanno per finire. Non male l'abbiamo tenuta, raga.
Ecco, l'abbiamo prendere subito, dai. Arriva Core su. Oh, Kvyat, si sfiorano, ma che pazzo! Non si sposta, anzi si sposta all'ultimo. La passa super. E lascia Kvyat nelle grinfie degli altri. Adesso dobbiamo prendere Norris e Kasper. Guarda che gara pazzesca. Sfrutta tutto l'Ers Corris per difendersi. Passi al settimo posto, settimo. No, io devo andare davanti Kasper, no settimo, frate. 2-2, raga. Dobbiamo girare come dei folli. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,7. Cazzo, secondi. Lunghissimi. Chiude Corris. Ah. Niente, raga. Ce la facciamo più. Troppo, non la posso guidare più sta macchina, è troppo irruenta. Abbiamo messo un carico aerodinamico troppo estremo. Non la riesco a guidare più, passa Leclerc. Ma mai dire mai. Ma questi devo rompere i coglioni su Telegram proprio quando sto a registrare. Non scrivo un cazzo per tutto il giorno, inizio a registrare i video e arrivano le notifiche di Telegram. Oh, Kasper passato a Norris. Arriva pure Leclerc. Ma Corris c'è. Oh, vedete, vedete che fa la macchina? Ah! Un e 6. Arriva Corris, sono mille peripezie. Fatto questo c'è la scia di Norris. Ah! Inizia a percepire la scia Corris che ci può provare. Esce meglio qua. Altri due giri per due decimi, non c'abbiamo il DRS. Qua perdiamo, raga. C'è la scia Kasper, ne quanta cazzo perdiamo. Battaglia! Battaglia Kasper Norris. E arriva pure Super. Arriva il nostro Super. Ah, non è battaglia Kasper contro Norris. Ma questo Kasper si sveglia sempre quando arriviamo noi. Si sfiorano. Si sfiorano. Corris arriva velocissimo. Adesso abbiamo bisogno della scia di Norris come dell'acqua nel deserto. Oh, passa anche Carletto Leclerc. E Corris fa il miracolo. Rimaniamo dietro Norris, raga. Così c'è il DRS sul rettino principale. Oh, esce bene Norris però. Sei all'ultimo giro. Arriva Super. Si mette dentro.
Prova Norris, ma Norris è più forte. Ah, largo. Largo, largo, largo. Oh no, quanto sono uscito largo là. Non ce la fa Norris. Oh, lungo Norris, lungo. Madonna, è bordello, raga. Dai. Scappa sopra in qualche modo. Oh, cazzo, è veloce Norris. Oh, mette le ruote sull'erba, raga. Ma si allontana super, finalmente. Che cazzo di battaglia pazzesca, raga. Esce qua. E ci andiamo a prendere il quinto posto, sì. Vai cazzo, porca Eva. Ma anche no, io ci vedrei, ti vedrei direttamente al bar, frate. E vai. Guarda un po', sembra che ci siano degli attriti. E Toto gode. Aiden Jackson e il suo compagno Casper Ackermann. Gode, gode Toto. Hamilton e Alonso nel 2007. Sappiamo tutti com'è andata a finire. Non appena Lewis arrivò in McLaren, Alonso ritornò in Renault, appena terminata la stagione. Infatti, che è un pirla. Speriamo che non sia così. I piloti si apprestano a salire sul podio. Ecco Hamilton che vince per la 1900esima volta. Risultato di una presenza. Ma gli occhi sono tutti per il nostro. Congratulazioni alla Mercedes. Per il nostro Jackson. Che non è Michael Jackson, ma è Jackson 5. Perché siamo arrivati quinti? Jackson 5 ci sta bene. E vai raga, andiamo a vedere un po' la storiella, mo come si scompone. Che succede? Qualcuno che ammazza qualcun altro. Oh, eccoci qua. Cambia la CD, sì, raga. Te so. Beh, ovvio. Ho guidato bene e i punti sono punti dopo tutto. Eh già. Sono felice, penso che lo sia anche il team. Casper un po' di meno. Vediamo se riusciremo a cavalcare quest'onda positiva. Beh, a cavalcare io sono esperto. Di cui parlare. Iniziamo dal fatto che sei migliorato durante la stagione. Cosa ne pensi a riguardo? Non ce l'avrei mai fatta senza la scuderia. Sono stati magnifici. Ah già. Che mi vogliono bene. E oddio. Desiderare altro. Casper, non tanto, però. Più bravo, lo devo a loro. Beh, non credi che ti stia dimenticando di qualcuno. Dici un po', come va tra te e Casper Ackermann? Vai. Casper è un tipo particolare. È una testa calda, si prende facilmente. Sto imparando a lasciarlo stare. I suoi problemi possono essere anche i miei. Oh. Grazie per il tuo tempo. Prego, te so. Eccolo lì. Cazzo, Casper proprio emblematico. Con la lanciata di gare rimaste, il tempo a disposizione stava a termine per Williams. Assicurarsi gli ultimi punti è fondamentale. Se vogliono posizionarsi nella parte alta della metà costruttori. Il recente calo di prestazioni ha reso noto quanto sia indispensabile in questo momento rialzarsi. La sorte della scuderia dipende dal giovane hacker. Ah, dal giovane. Allora, raga, vediamo al volo. Ricciardo abbandonerà Renault, e lo sapevamo. Messier, arriviamo, trackside, va bene. Social. Ah no, altro alternato, cazzo, oh. Non sono un bambino, anche di testa sì però. Aiden, sono qui. Oh, meno male. Il ritardo dell'aereo mi aveva fatto preoccupare. Tranquillo, si è sistemato tutto. Si prendono cura di te? Meglio di Silverstone. Bene, mi hai portato fortuna lì, ma ora mi servi anche qui. Ci proverò, tesoro. Fai quello che sai fare meglio. Vedrai, andrà tutto bene. Sì, sì. Specchietti, frecce e manovre. E ricorda di non correre. Ci proverò. Buona fortuna, Aiden. Ci vediamo dopo. Anche a te. È così bello averti qui, mamma. Questa gara. Simon Roberts. Brian Doyle, il nostro manager.
Va bene, è finito. Ah, ragazzi, avanza. Metà gara qua. Pochi giri rimasti, cercando tutti mai di andare a punti. Così migliora la situazione in classifica. Jackson deve essere l'ultima spinta per poter stare al passo del suo compagno Casper. Ma sempre questo cazzo di Casper. Allora, raga, qua si conclude questa trasmissione. Ci vediamo nel prossimo video di Breaking Point. E guarda quanto è bella questa battaglia. Ciao, Aglio.